Grazie Presidente, la ringrazio. Io devo segnalare, devo fare un'interrogazione verbale che mi viene, cioè una segnalazione da parte dei cittadini residenti in largo La Foppa, e poi un'interrogazione scritta che vi ho trasmesso oggi agli atti per chiedere sulla rigenerazione urbana, contro la rigenerazione urbana, che mi sembra un tema che sia particolarmente importante, quindi vuole essere un po' da pungolo. Allora, il tema di Largo La Foppa è che i residenti in Largo La Foppa dei civici 2, 4 e 5 dal 10 luglio hanno avuto una sorpresa particolare, perché comunque queste volte i cittadini sono distratti e non si accorgono delle cose che facciamo in città. Però segnalo che l'area pedonale che si è fatta nel tratto di Via Parese, di Via Varese, è un passaggio obbligato per i residenti che volessero accedere a casa con la propria auto, e di fatto segnalo una situazione. Io posso produrre anche, se vuole, un'interrogazione scritta o dei documenti, posso mandare i documenti, le fotografie, eccetera. Di fatto ci sono sempre delle auto passeggiate all'uscita di questi passi carrai, e utilizzano quest'isola pedonale come una forma di parcheggio consentito nelle ore notturne. Per cui mi segnalano di situazioni in cui devo chiamare i vigili alle 0:30 di notte per far spostare queste macchine di qualche avventore che magari si è fermato lì e non riescono neanche a uscire di casa. Questo è il problema vero. E se vuole, hanno inviato lettere, mi hanno detto, Corriere della Sera, Repubblica e vari assessori. Sono contento che mi abbiano chiesto di fare questa segnalazione. Io, se vuole, posso produrre un'interrogazione scritta, mi sembra un po' invasiva. Posso però produrle invece, quello volentieri, tutta la documentazione e gli allegati, perché si possa risolvere questo problema che segnalo è particolarmente importante in una zona che abbiamo recentemente ristrutturato, che è Largo La Foppa, e mi sembrava giusto un'attenzione particolare al fatto che comunque all'accesso ai passi carrai, ecco.